E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 20° episodio di Pokémon Nero con questa maglia magica degli alieni che fa così e ti prende che sembra Annie, ragazzi. Ma andiamo subito su Pokémon Nero. Allora, eravamo rimasti qua, ragazzuoli. Ok, dobbiamo andare nel deserto della quiete, quindi io direi prima di tutto, prima di andare lì, di curarci i Pokémon, ragazzi. Di curarci assolutamente i nostri bellissimi Pokémon. Poi, ovviamente, anche di iniziare una serie su Twitch, ragazzi. Sì, perché io faccio anche live su Twitch. Quindi, se volete seguirmi, ci sta tutto il link in descrizione. Di iniziare la live su Twitch con Pokémon Smeraldo. Tipo a cercare shiny o robe del genere, ragazzi. Poi ditemi anche nei commenti se volete vederlo. Questa roba qui. Allora, il deserto, ragazzi, dov'è? Sciroccopoli, forse? Ecco, Castello Sepolto devo andare. Quindi sì, Sciroccopoli. È Sciroccopoli. Va benissimo, andiamo a Sciroccopoli. Io ragazzi non mi ricordo niente. Però, piano piano, proviamo a ricordare le cose da fare. Allora. Percorso 4. Il castello dov'è? Di qua? Ok, questi non avevo battuto, ragazzi. Anche in mezzo ai lavori in corsa un allenatore non rifiuta mai di lottare. Attenzione! Roger Lora. What, ragazzi? Perché livello 18? Perché livello 18 questo tizio? Ma what the fuck, 57 di esperienza. Ma che cosa ci faccio? Timbur. Timbur, ragazzi, mettiamo Dracula. Che Timbur, si ricordo, è tipo lotta. Va bene così, va bene così. Let's go, Ski. Io direi Etere Lama. Ha usato pazienza, ragazzi. Ok. Ma perché i 20 livelli sotto stanno? Devo capire questa cosa. Comunque bravo Willy, sei grande. Allora. Vabbè ragazzi, sfido tutti. Il mio forte sono i lavori in cantiere e le lotte. Casomai sfido tutti e vi faccio vedere la roba più importante, diciamo, ragazzi. Se il livello 18 non ha senso, diciamo. Sì, ragazzi. Ma qui intanto c'è una casa? Lo devo vantarmi, ma a scavare fosse sono un professionista e per dimostrartelo ecco a te che trovava la macchina tecnica fossa, ragazzi. Ricordatevi su Pokémon, ragazzi, di parlare con chiunque. Se usi fosse in un sotterraneo oppure una grotta puoi uscirne all'istante. Che ne dici? Fantastico, no, prova anche tu. La tempesta di sabbia non è mica roba da ridere. Ma i pomi di tipo roccia, terra e acciaio non ne sono danneggiati. Ma anche acciaio, ragazzi, come acciaio. Ok. Misteriosi resti antichi del deserto, quasi come antico, direi. Interessante. Allora. Deserto della quiete. C'è un nuovo accesso alle rovine scoperto recentemente. Per arrivarci bisogna oltrepassare l'entrata e proseguire sempre dritto. Vado a visitare le rovine. Spero di non perdermi il deserto, però. È così vasto e pieno di selvatici. Non mi sento sicuro che sia rischioso. Ma io direi, ragazzi, di repellente, ovviamente. Abbiamo quasi finito, Max. Proseguo qua. Ok. Il deserto della guida è famoso soprattutto per il Castello Sepolto. Sono un semplice scolaro, ma lo so.
Anche nel deserto, come nelle grotte, spesso saltano fuori dei Pokémon. Se però cammini sulle strisce di sabbia chiara, non avrai problemi. Questa è vuota. Ok. Prima di essere un medico, sono un allenatore, vai. Affrontiamoci. Ma a che livello stanno questi? Sempre 18? Non penso però, ragazzi. 23. Vabbè, ragazzi, ho capito, me li faccio tutti al volo proprio. Allora, qui c'è una Pokéball, ragazzi. Occhialini neri. Va benissimo. Sei la prima persona che è venuta fin qui apposta per parlare con me. Sono commosso. Tieni, un regalino per te. Sabbia soffice, ragazzi. Va benissimo. Se fate nelle sabbia soffice, un po' le potenze di tipo mossi di tipo terra aumenta. Ok. Ok, qui in fondo c'è una Pokéball. Squama cuore, attenzione. Serviranno a qualcosa, ragazzi, se ricordo, le squama cuore, eh. Non mi ricordo bene a cosa servono. Se lo sapete, scrivete nei commenti, per favore, ragazzi. Perché qui ci sono altre persone che dobbiamo sconfiggere. Andiamo. Ok. Roccio tomba, ragazzi. Era un po' nascosta questa mossa. Era un po' nascosta. Ora vi faccio vedere la strada. Guarda, io stavo qui sotto. Roccio tomba stava qua sotto. Voi andate di qua. Affrontate questo allenatore. Affrontate pure questo allenatore. E poi andate sotto, ragazzi. Allora. Repellente Max, che è l'ultimo, signori. Attenzione. Un po' se... Oh, un'altra Pokéball qui. Polvo stella, va benissimo. Sfidiamo questo, ragazzi. Sconfiggiamolo al volo. Ok, battuto anche questo. Qui c'è un'altra Pokéball. Super pozione, signori. Questo l'ho battuto? No, va benissimo. Ok, allora questo che cos'è, ragazzi? Delle antiche statue a forma di Pokémon. Aspetta, Righi. Quello è l'ingresso del castello sepolto. Però, Righi, mi sorprendi. L'hai raggiunto prima di me. I Pokémon del deserto della guida sono più tosti di quanto mi aspettassi. Devo ringraziare i miei Pokémon se ci ho fatto arrivare fin qui. Nardo è già andato avanti. Sbrighiamoci anche noi. Ok, aspetta che devo curare un attimo. Ritorno al medico, ragazzi. E il medico... Oh, aspetta, c'è una Pokéball. Ok, acqua fresca. Il medico, ragazzi, dovrebbe essere... Dov'è il medico? Qua, eccolo. Vai. Perfetto, perfetto, perfetto. Almeno abbiamo tutte le mosse e tutte di più, ragazzi, mi raccomando. Allora, Dov'era? Eccolo qua. Ok, entriamo. Ho capito due cose sui sabbi mobili. Se passi il centro cadi giù. Se attraversi di corsa vieni risucchiato dalla sabbia e cadi comunque. Non so perché, ma il mio cuore di psico si agita. Sarà perché siamo in mezzo ai rovini o forse a casa tua. Ma che centro io? Ma che cazzarola vuoi? Ma che cazzarola vuoi, signor Loris? Sigilif, signori. Così basso il livello, ragazzi. Ma sono alto io di livello o è il gioco che è basso? Perché mi sembra strano il livello 24. O fanno schifo gli allenatori qua. Cazzo, l'effetto del repellente è finito. C'ho un altro repellente. Ho super le 15, signori. Ok, sfidiamo anche questo. Basta venire in questo posto per sentirsi pervadere da una forza misteriosa. Incredible. Ilaria. Bel nome Ilaria, ragazzi. Vai, signor Pyro. Allora. Garanzia. E addio Wubat. Io c'ho l'evoluzione, ragazzi, proprio su Wubat. Il prossimo è Munna, quindi io direi di lasciare Pyro. Va benissimo. Grazie ancora. Devo mettere anche Krogorok, eh. Però è uguale. Ok,
qui devo capire come funziona. Ah, ok, basta che io faccio così e faccio così. La sabbia è stata tolta in mezzo, ed ora si può proseguire. Ho due posti di pomma, ma sono così pesanti. Puoi prendere uno? Posso il tappo. Non so chi ho preso, ragazzi, se lo sapete, non so, mi ispiravo fosse il tappo, però. Oh cazzo! Oh cazzo! Oh cazzo! Se lo sapete, ditemelo nei commenti, ragazzi. Verdagno, Gekis mi ha avvertito di quanto tu sia forte. Ora vedremo se aveva ragione. Prova a sconfiggere gli utenti in plasma. Bene. Ho sentito parlare di te, fai lavorare solo i due Pokémon, eh? Quindi, ragazzi, avete capito? Fossil Tap non mi ricordo che cosa sia. Quindi casomai scrivimelo nei commenti, per favore. Watch out, attenzione. Fossil Piuma forse mi ricordo chi era. Era tipo uno volante, forse Arten. Fossil Tap non mi ricordo, infatti ho preso quello che non mi ricordavo. Ok. Ma come ricordo dove si prendono i fossili, sinceramente, ragazzi. Marechal 37. Progorok. E noi ci mettiamo Frog. Comunque tocca dare il condito di esperienza a Progorok, ragazzi. Livello 35 ancora. Tocca far salire Progorok, ragazzi. Allora, vedi, il Team Plasma è il 34, ragazzi, come livello. È il 34. Ancora Crocoro, che buono così. Vedi, il livello di plasma ci sta, ma gli allenatori no. Forse devo battere prima gli allenatori, ragazzi. Forse dovevo venire prima in questo posto. Però vabbè, vabbè, qua niente. Sto seguendo la storia alla fine. Quindi ci sta, ci sta, ci sta. Allora, io direi di fare una cosa, ragazzi. Cioè, togliere il condito di esperienza a tutti e due. Ok, e lo diamo uno a Kaiman. Ecco, uno a Kaiman, ragazzi, e uno all'Eran. Ok, andiamo. Una Pokéball, pozione Max, buonissima. Questa sì ci servirà per la Lega, ragazzi. Ehi tu, perdi un po' per fare contenti i miei Pokémon, su. Ma vattene a fanciullo. Scraggy. Va bene. Va bene, va bene. Sberletese, let's go. Ok, è andato. Easy. Watchog ovviamente rimane Pyro, ragazzi, che è l'unico che ha mosse di tipo lotta. Cazzo, buono. Poi ditemi anche dopo Pokémon Nero cosa volete vedere su YouTube, ragazzi, viso truce non. Io stavo pensando a Pokémon Platino o Earth Gold Soul Silver. Forse non devo passare, sai? Non lo so, ragazzi, però mi dava quel presentimento che andò. Ah, attenzione. Ok. È impossibile amare il mondo senza causare un po' di sofferenza. Ragazzi, comunque il castello sepolto è aggressive. Porca troia. Garbodor. Cazzo. Vediamo questo. Nidrocarina. Ma resiste, eh. Fango bomba. Mi ha avvelenato. Vai ancora nitro carica.
Ma perché mi do a blenare, ragazzi? Cioè, è incredibile comunque. Ok. Ma mi toglie subito l'abbinamento, ragazzi. Spero che ho l'antidoto. Antidoto. Mamma mia, che culo. Usiamo anche una bella acqua fresca per riprendere Pyro, ragazzi. Allora, qui. Panda ombra! Porca. Bellissima. Bellissima come mossa, signori. Chi la può usare? È speciale, eh? Dracula. Solo Dracula può usarlo. E lui non è speciale per niente. Peccato. Adesso vediamo un attimo qua. No, ho sbagliato, non devo correre, è vero. Sennò poi ci impiega troppo tempo qui. Ah, ok, ritorno qua, ok. No, questo è nuovo, frate. Se tu ti liberassi dei propri Pokémon non ci sarebbe bisogno di sfidarsi. No. Perché poi ci saranno le sfide a pugni, quindi è più bello con i Pokémon, è più divertente. Hai i tuoi animaletti da coccolare e tutto. No, Croc per prima è un bel sbaglio. Sì, è un grande sbaglio. Però non è vero, perché noi abbiamo Pyro con Sberledese, che gli fa il culetto, ragazzi. Perfetto. Ok. Devo dire, molto easy. Allora, scendiamo di qua e prendiamo la Pokéball. Oh, bellissimo realizzante Max per la Lega, ragazzi. Qui c'è un altro. Forse devo andare sopra perché forse c'è qualche Pokéball. Un allenatore sciocco non riuscirà mai ad avere dei Pokémon straordinari. Chi lo dice, ragazzi? Attenzione. Il Team Plasma, proprio lui. Incredibile. Oh, di Berlevesi come sempre. No, bruciapelo. Che fastidio il bruciapelo, ragazzi. Lo usavo anch'io con gli Epard, se vi ricordate, nei primi episodi. Se vi ricordate. Ok. Trubbish, volete dire anche una cosa? Vai con Kaiman. Per vedere se mi ricordo, ragazzi. Fossa. Ok. Ok, quindi mi ricordavo bene, ragazzi. Mi ricordavo bene. Ancora Trubbish, lasciamo Kaiman. Anche Kaiman comunque a breccia, raga, mossa tipo lotta, non mi ricordavo. Non mi ricordavo che l'avevo insegnato a Kaiman. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ok. E anche questo fatto, signori. Sopra invece c'è una Pokéball, quindi vediamo un attimo. No, c'è. Prova a nascere qua, prova a nascere qua, ragazzi. Ok, c'è una Pokéball. Pietra solare, che non mi ricordo chi fa evolvere, sinceramente parlando. Qui non c'è niente. Lì ci stanno due allenatori. Si vado qua sopra. C'è una po'. Sandile. Allora, ho messo il cibo lente, raga. Evidenziante, buonissimo. Io non mi ricordo la strada, ragazzi. Quindi ci perderemo. No! Ma stai scherzando? Ma state scherzando, ragazzi. Ok, qua dobbiamo andare per forza. Ma porca troia.
qua e dobbiamo scendere. E secondo me... Oh, c'è una Pokéball. Non l'avevo vista. Pipi su. Allora, andiamo di qua allora, ragazzi. Ok, sì, era di qua. Perfetto. Sfidiamo questi due. Lotto per il mio giovane e sovrano, tutto qui. Ah, ma è una volta, ok, ok. Para para pa para pa. Para 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 pa. Pi. Pi. Piri. Pi. Pa. Para pa para pa. Sperletese, let's boschi. Let's goski, let's goski, let's goski. Ok. Scraggy. Facciamo Pyro, ragazzi. Sto giocando solo con Pyro, non lo so. Però è l'unico che rompe il cazzo a questi, ragazzi. Livello 42 del Pyro. Vai. Infatti abbiamo il doppio condivisione di esperienza, quindi dopo un po' salgono anche loro, ragazzi. Anche gli altri Pokémon salgono piano piano, però... Non lo facciamo passare liscia a chi la pensa diversamente da noi. Va bene, capo, va bene. Non ti preoccupare che nessuno pensa come te. Perché tutti pensano come voi. Ma noi pensiamo come tutti. E voi pensate come noi. E loro pensano come essi. Che cazzo ho detto, ragazzi? Non so manco di nuovo. Bene, sono dettagli. La mia carica non morirà mai. Non morirà mai, ragazzi. Non ne morirà mai. Ok. Va benissimo. Leopard, lasciamo ancora Pyro. Muso, bruciapelo. 100-100 che mi usasse il bruciapelo, ragazzi. E addio Leopard. Comunque c'hanno sempre gli stessi Pokémon in plasma, ragazzi. Se ci avete fatto caso. Non cambiano Pokémon. E sono sempre gli stessi. Va bene. Andiamo avanti. Oh, siamo arrivati, Sgodo! Finalmente ci siamo. Ehi, vieni da questa parte, qui, vicino a me. Ma guardatevi, tutti qui, al gran completo. Ti stai mettendo davvero tutta per risvegliare Reshiram, il secondo drago. Mi dispiace deludervi, ma purtroppo il Chiarolite non è qui. Ad ogni modo, complimenti Riki, il nostro sovrano ha scelto te. Se desideri un mondo in cui convivono uomini e Pokémon, dovrai guadagnarti la stima del secondo drago leggendario e puoi sfidare il nostro sovrano. Se non lo farai, il Team Plasma rapirà i Pokémon e li libererà dal giogio umano. Liberarli? Come puoi essere sicuro che questo sia ciò che vogliono i Pokémon? Voi del Team Plasma non siete altro che dei ladri, è inutile che vi nascondiate dietro a paroloni come libertà. Ma guarda chi abbiamo qui, Nardo, il campione. Campione che anni fa, dopo aver perso l'amato Pokémon a causa di una malattia, ha abbandonato la Lega Pokémon nelle mani dei Super 4 per andarsene tranquillamente a Zonzo per la regione di Ulma. Da quanto tempo non fai una lotta vera? Ma soprattutto, pensi che uno come te sia in grado di difendere questo mondo dove uomini e Pokémon vivono insieme? Il nostro sovrano mostra agli abitanti di Ulma che la sua forza è di gran lunga superiore a quella di un campione che imprigiona Pokémon. Come un tempo fece l'eroe fondatore di Ulma, il sovrano prenderà il comando al fianco del Pokémon leggendario. E allora ordinerà a tutti gli allenatori di rimettere in libertà i loro Pokémon. Per questo grande momento è già pronto un palazzo degno del sovrano e del suo leggendario Zekrom. Non ci contare, non perderò. Mi batterò per tutti gli allenatori che amano i Pokémon e per tutti i Pokémon che credono nei loro allenatori. E pensi che il nostro sovrano sia interessato a lottare contro di te? Se proprio vuoi saperlo, dà già per scontato che ti sconfiggerò. E ti ha lasciato qui per dirmi questo? Aveva voglia di prendermi in giro? Al contrario, l'ho fatto per gentilezza. Non voleva che tu, il campione, ti facessi male inutilmente. Anche se a me non dispiacerebbe certo essere testimone dell'istante in cui le tue speranze verranno infrante. Non ho altro da aggiungere. Addio.
brutta storia. Nardo, cosa facciamo adesso? Non mi resta altro da fare che... che tornare alla Lega Pokémon e lottare contro N. Anche se Gekas potrebbe aver ragione, piuttosto che cosa possiamo fare con il... Chiarolite. Nardo, che ne dici di andarcene da qui intanto? Hai ragione, andiamo. Qui si fatica a respirare. Ok. Non ho parole. Questo è davvero inaccettabile. Cosa vorrà mai N? Forse intende dimostrare di essere nel giusto facendo lottare due Pokémon Drago in una sfida all'ultimo Pokémon? L'Interpoké sta squillando. Riki! 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 Pronto, pronto, Riki! Mi senti? Bene, allora ascolta. Vieni immediatamente al museo di Zefiropoli. Immediatamente, capito? Non perdi altro tempo. La voce della figlia del prof Araglia si tira fino a qui. Deve essere qualcosa di serio. Chissà cosa vi aspetta al museo di Zefiropoli. Intanto io vado avanti. Ok, ragazzi, allora, andiamo al museo. Do un'altra occhiata qui dentro, non mi fido quello che dice Gekas. Vai su, vai tu al museo di Zefiropoli. Ho sbagliato? Volo. Zefiropoli? Dov'ero? Eccolo, ok. Ok signori, ok, ok, ci siamo, let's go. Però... direi di farlo nel prossimo episodio, questo museo di Zefiropoli. E per scoprire la verità su tutto, ragazzi. Quindi, io direi di salvare in questo momento preciso, bellissimo, patatino, bellissimo. Ok? 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 E noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale, ragazzi. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, belli!